Siamo uno per uno. Vi do il titolo e basta. Sì. Possiamo fare qui, magari. Venite, passate di qua. E venite di qua. Possiamo fare così. Posso farmi il verifico? Se mi ricordo, devo la registrare su 3.000. A Dondino. Soltanto uno che ritira i titoli. Evidenza, cari auguri, ogni 15 giorni le facciamo gli auguri adesso. Per favore, vediamo qua il menù di questa invece Greg stava a fare un caffè a parte. Io lo mando via. Meno male che mi stimo. Occhio. Se almeno ho cominciato a sapere che so. Non si sa. Non è così, si vede che sono vendita. Sto a fare a campo dei centri. Così mi metto qua e fai. Vorrei invitare tutti a prendere posto e invitare Sua Eccellenza Monsignor Dotta per la preghiera e le parole introduttive. Grazie. Prima di tutto un saluto, prima della preghiera, brevissima, a tutti voi e ai più giovani, prima di tutto, seminaristi, studenti, famiglie, vescovi, parroci, tutti. Poi un saluto particolarissimo a Marcello, nuova berretta rossa, quindi per noi è...
Ma per noi è un grande onore, carissimo, perché non soltanto un vescovo del Lazio, no? Quindi un amico, insomma, un fratello, ma un vescovo del Leoniano, pure. Quindi è una cosa bellissima il fatto che il Santo Padre vi abbia elevato alla dignità cardinalizia. Quindi complimenti, auguri, buon lavoro pure per la Congregazione dei Santi. Ti chiediamo solo che te se segnalassero il nome nostro in futuro, non ci prendi in considerazione. Dai, poi un saluto particolare a Monsignor Spreafico, colgo l'occasione pure dall'Istituto Teologico e a Don Pasquale Bua. Un saluto particolarissimo al Rettore e a tutto il team dei formatori del Pontificio Collegio Ariano. Permettete un saluto a Dollino Fumagalli. Beh, qua, questo salone, se potesse parlare, ricorderebbe tante cose più o meno belle, come per esempio la cacciata di Padre Manzia una sera, che dovevamo vedere una partita, che c'era un televisore solo lì, e lui stava vedendo la Freccia Nera. E noi gli abbiamo detto, se non te ne vai, mi sa qui di Frecce Nere. Va bene. E allora, veramente, grazie anche per la tua presenza stasera. Ti ascolteremo volentieri e speriamo che questi nuovi incarichi, prima di tutto quella di prefetto della Congregazione della Causa dei Santi e poi la porpora, non ti distolgano troppo da queste parti. Questo è. Ogni tanto speriamo di vederci almeno. Benissimo. La preghiera. Un piccolo pensiero lo rubo a uno dei due apostoli che oggi ricordiamo nella Chiesa. Sapete che sono l'ultimo e il penultimo nell'elenco prima di Giuda Iscariota. Quindi Giuda Taddeo, ecco, è il penultimo, proprio il penultimo. Se vi ricordate durante l'ultima cena, no? Fa una domanda al Signore Gesù. Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù dice quella parola stupenda, no? Dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e porremo la nostra dimora dentro di lui. Questo ci fa capire perché esiste un seminario, perché esiste un istituto teologico, perché esistono tante istituzioni all'interno della Chiesa, sacramento di salvezza, perché viviamo e perché il Vangelo, perché l'evangelizzazione. Allora formulo questa preghiera. Una preghiera che la Chiesa ci raccomanda in una certa settimana dell'anno e che riprende quell'idea di cui vi dicevo. Preghiamo. O Signore, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre della Sapienza. Prendo volentieri la parola per esprimere a nome della comunità del seminario, quindi dei formatori, dei seminaristi, delle religiose, del personale, la gioia per questo importante appuntamento. Oggi diamo ufficialmente inizio ad un nuovo anno accademico, ad un nuovo anno formativo. Un inizio che è di fatto un riprendere, un cammino che parla di fedeltà, di bontà, di un progetto che accompagna la storia di questo seminario e delle chiese del Lazio. Un ricominciare che non è mai scontato, ma che è reso possibile grazie all'impegno dei tanti, che vorrei brevemente ancora salutare e ringraziare. Prima di tutto i nostri vescovi, i vescovi che fanno capo qui a Leoniano, e in particolare i vescovi presenti, Monsignor Semeraro, Monsignor Fumagalli, che permettetemi voglio salutare in particolare anche perché è stato mio parroco di ministero, oltre che rettore qui al Leoniano, Monsignor Loppa, Monsignor Spreafico.
che è il moderatore dell'Istituto Teologico, Don Pasquale, il direttore, tutto il personale dell'Istituto, gli insegnanti, gli studenti, i seminaristi e coloro che ci seguono dalla diretta streaming. Monsignor Semeraro, nella prolusione che terrà, ci parlerà della conversione della parrocchia, a partire dal documento della Congregazione del Clero dello scorso mese di giugno. Oggi, nel parlare di parrocchia, non si può non far riferimento a questo tempo di pandemia, che qualcuno, come Stella Morra, ha definito di bassa marea, fenomeno che lascia emergere da un lato le bellezze dei fondali, e qui pensiamo alla fede dei tanti in questo tempo, all'esercizio, alla fantasia che c'è stata nelle nostre comunità parrocchiali sulla carità, alla preghiera in famiglia molto spesso riscoperta, ma una bassa marea che deposita anche alcuni detriti sulle spiagge, prima nascosti nel mare e che adesso invece emergono. Si pensi ai rapporti fragili nei percorsi di iniziazione cristiana, tra i catechisti, con le famiglie, ma anche alla debolezza del precetto domenicale con il quale abbiamo fatto un po' tutti i conti quando c'è stata la ripresa delle celebrazioni pubbliche, oppure anche la difficoltà di tanti confratelli sacerdoti, soprattutto i più anziani. Ecco, qui mi fermo e auguro ancora un buon lavoro e un buon pomeriggio a tutti. Eminenza, eccellenze, gentili professori e docenti, cari studenti e studentesse, presenti in sala o collegati attraverso la rete, l'atto accademico odierno si svolge in un clima tutto particolare. Le recentissime restrizioni normative, dovute alla necessità di contenere la pandemia in corso, ci impongono una celebrazione praticamente a porte chiuse. La gran parte della comunità accademica non è presente fisicamente a questo evento, con il quale intendiamo inaugurare l'anno accademico dell'Istituto Teologico insieme a quello formativo del Seminario regionale, ma ci segue a distanza, attraverso il canale YouTube dell'Istituto. A partire da questa settimana, del resto, la stessa didattica ordinaria si svolge in modalità prevalentemente distanziale, attraverso la piattaforma G Suite di cui l'Istituto si è dotato nel corso dell'estate. Questi primi giorni di didattica online saranno certamente di rodaggio, sia per i docenti sia per gli studenti, chiamati ciascuno per la sua parte a familiarizzare con una forma di insegnamento e di apprendimento inedita. Le nostre sono le difficoltà che contemporaneamente sperimentano molti altri centri accademici, ecclesiastici e non. Confidiamo però che presto le fatiche degli inizi saranno superate e sapremo anzi trarre frutto dalle straordinarie opportunità della rete. Nessuno si scoraggi, né il docente più anziano, poco avvezzo alle tecnologie digitali, né lo studente neoimmatricolato, che certo avrebbe bisogno di sentirsi accolto in una comunità di uomini e donne in carne e ossa. Aiutiamoci tutti a vicenda, mettendo in campo un supplemento di pazienza, di comprensione e, oserei dire, di passione. A questo proposito, desidero ringraziare sentitamente la segreteria dell'Istituto, nelle persone di Don Paolo e di Suor Michelin, che in questo mese di ottobre, già normalmente sovraccarico per via delle iscrizioni al nuovo anno e della ripresa dell'attività didattica, si stanno prodigando senza risparmiarsi, a vantaggio di quanti si sentono spaesati per via della didattica digitale. Magari a loro dedichiamo un piccolo applauso. Ciò non toglie comunque, e lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta online, che gli studenti, prima di subissare la segreteria di mails e telefonate,
debbano imparare a consultare con maggiore frequenza il sito internet dell'Istituto, che viene costantemente aggiornato e che mai come adesso si rivela uno strumento prezioso di fronte ai cambiamenti talvolta repentini imposti dalla situazione generale. Proprio nella home page del sito, tra l'altro, è in bella mostra un'icona per l'assistenza di quanti avessero difficoltà ad adoperare G Suite. Esorto tutti, laddove necessario, a fare senza esitazione ricorso a questo strumento. Sono lieto di poter affermare che, nonostante la stagione difficile, l'Istituto Teologico Leoniano non ha interrotto il trend di crescita numerica degli studenti, trend che lo caratterizza ormai da alcuni anni. A oggi, quando le iscrizioni ritardatarie sono ancora aperte per qualche giorno, registriamo 146 iscritti. Confortante è soprattutto il numero di immatricolazioni al baccalaureato, ma anche quello degli iscritti al nuovo corso di diploma per il diaconato permanente, le cui lezioni cominceranno il mese prossimo. È questo un ciclo di studi quadriennale, per certi versi unico nel suo genere. Se da un lato intende offrire una preparazione essenziale in tutti gli ambiti classici del sapere teologico, dall'altro lato privilegia alcuni aspetti direttamente connessi all'ufficio diaconale, anche in previsione del crescente impiego dei diaconi permanenti nella pastorale diocesana e parrocchiale. Il ministero liturgico, il servizio della carità, l'amministrazione parrocchiale, la teologia del diaconato. A ciò si aggiunge la possibilità per gli aspiranti diaconi di disporre di un corso di studi a loro riservato, grazie al quale poter camminare insieme nel periodo del discernimento, condividere conoscenze ed esperienze, nonché coinvolgere le rispettive consorti che possono anch'esse partecipare alle lezioni. Finora hanno aderito a questo progetto quattro fra le nostre diocesi: Anagni, Frosinone, Latina e Velletri. L'auspicio è che nei prossimi anni anche altre chiese locali vogliano aggiungersi, ponendo rimedio al problema della formazione teologica dei futuri diaconi, da tempo avvertito in molti luoghi. Vuoi in quelle diocesi in cui gli studi sono svolti in modalità fai da te, vuoi in quelle in cui si suole indirizzare gli aspiranti al diaconato permanente al corso di laurea triennale in scienze religiose, che tuttavia è calibrato su quanti intendono di diventare insegnanti di religione cattolica e non su futuri ministri ordinati. L'atto accademico di oggi sta per avere il suo momento culminante nella produzione del cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le cause dei santi, sul tema, come abbiamo già detto, convertire la parrocchia, riflessioni in margine alla recente istruzione della Congregazione per il Clero. Dopo la pubblicazione del documento Vaticano, avvenuta nel luglio scorso, è venuto spontaneo rivolgersi all'allora pastore della diocesi di Albano, ecclesiologo di chiara fama e vescovo da lunga data, per domandare a lui un commento circostanziato a un testo che interpella da vicino le nostre chiese particolari e la nostra pastorale parrocchiale, ma anche il seminario nel quale si formano i preti di domani e lo stesso istituto teologico che da 25 anni offre una licenza in ecclesiologia pastorale. Mai avremmo immaginato, invitando Marcello Semeraro, di accoglierlo oggi nella duplice nuova veste di prefetto di uno dei più antichi e importanti dicasteri vaticani e di cardinale di Santa Romana Chiesa. Approfittiamo di questa circostanza per rivolgere all'Eminenza il nostro augurio sincero, ringraziandola per aver voluto onorare l'impegno assunto con il nostro istituto nonostante le novità nel frattempo intervenute. Fra un mese esatto, in occasione del concistoro pubblico indetto dal Santo Padre per il 28 novembre, le saremo tutti spiritualmente vicini, pregando con lei per il suo nuovo impegnativo ministero. Dopo la produzione avrà luogo, come di consueto, un momento semplice ma bello per la vita del nostro istituto teologico, cioè il conferimento dei gradi accademici
ai neobaccellieri e ai neolicenziati. Tra costoro non tutti, per ragioni che comprendiamo, possono essere presenti oggi, e anche quelli che sono qui hanno a malincuore dovuto lasciare a casa familiari e conoscenti. Auguriamo a voi, cari amici e care amiche, di portare nel cuore il periodo trascorso nel nostro istituto, facendo fruttificare la formazione teologica che qui vi è stata offerta nella vostra vita professionale e nel vostro ministero ecclesiale. Grazie. Ascoltiamo dunque Sua Eminenza. Anzitutto grazie per l'invito che mi fu rivolto a suo tempo. Certamente neanch'io avrei immaginato che poi in questi giorni mi sarei trovato coinvolto in un singolare cambiamento di vita, che non è facile vivere. La prima volta è stata quando ho lasciato l'insegnamento della teologia e dicevo con Sua Eccellenza Fumagalli mi è costato di più lasciare la scuola che magari nel momento successivo cambiare la diocesi per giungere qui nel Lazio, ad Albano. Ma sono momenti che dobbiamo vivere, come sto cercando anche di comunicare nella diocesi. Questi del distacco sono momenti che dobbiamo vivere per essere più padri, per essere più profondamente padri e anche madri, perché quello che ci rende tali è appunto anche la capacità di distaccarci. Se non ci fossimo distaccati, se non ci avessero distaccati dal grembo materno, nessuno di noi sarebbe qui questa sera. Ringrazio dunque il preside Don Pasquale per l'invito che mi ha rivolto. Saluto con affetto il rettore e tutta la famiglia del seminario con gli educatori, e un particolare affetto e affettuoso saluto ai vescovi presenti. Pensavo, guardandoli, che c'è qualcosa che ci lega tutti. Con Monsignor Loppa siamo stati insieme assistenti nella facoltà di teologia del Laterano. Certo, il suo titolare di cattedra era più simpatico del mio. Non facciamo nomi. Monsignor Spravico è stato magnifico rettore dell'Università Pontificia. Monsignor Fumagalli è stato insegnante qui per tanti anni, e questi sono legami anche importanti sotto il profilo umano. Entro allora subito nell'argomento che mi è stato chiesto di trattare. Come è stato accennato, lo scorso giugno, solennità di Santi Pietro e Paolo, la Congregazione del Clero, per il Clero, ha consegnato una istruzione sulla conversione pastorale della parrocchia al servizio della missione della Chiesa. Non vi nascondo che l'ho accolta personalmente con un pochino di perplessità, e poi vi dirò subito la ragione. La scelta di questo tema di fatto però accende i riflettori su di una realtà ecclesiale, la parrocchia stiamo parlando, per la quale tante volte sono state suonate le campane a morto. Però ancora oggi dobbiamo dire che senza la parrocchia non sapremmo immaginare, né sul piano teologico e ancora meno su quello pastorale, non sapremmo immaginare come il Vangelo possa ancora essere annunciato, assicurando forme stabili di presenza della comunità cristiana in uno spazio antropologico ben definito. L'attenzione a questo tema ha prodotto non pochi studi specialistici. Ciò che invece mi pare degno di sottolineatura è il fatto che nel nostro caso ci troviamo di fronte a un documento di un dicastero romano interamente dedicato alla parrocchia. È la prima volta, a mia memoria, che ciò accade.
Se richiamiamo la nostra attenzione, il magistero dei vescovi italiani nel post-concilio fino ad oggi, non c'è dubbio che l'attenzione alla parrocchia è stata sempre costante, soprattutto nei piani decennali. E questo credo che debba essere un punto forza dell'Episcopato italiano, del Magistero dell'Episcopato italiano. E tuttavia occorre attendere solo il 2004 per poter ritrovare una nota ancora, lo ripeto spesso in diocesi ad Albano, ancora oggi attualissima, sul volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, interamente dedicata al nostro tema. Ecco, la mia obiezione era proprio su questo. Quando si decise in assemblea c'è il titolo di questa, che è semplicemente una nota pastorale, e però è di grande importanza, si specificò la necessità di mettere al plurale le parrocchie. Ora, la mia prima perplessità, lo dissi anche a Don Pasquale, vedendo quel documento, come si può parlare di parrocchie in un documento destinato a tutta la Chiesa? Quando noi ci rendiamo conto che già nelle nostre diocesi la parrocchia di un centro urbano è diversa da un centro periferico e così via. L'intelligenza di quella nota pastorale di usare il plurale, le parrocchie, perché ecco, come dicevo prima, ciò che caratterizza la parrocchia non è quella di essere dovunque, ma è quella di essere in uno spazio antropologico definito, anche se nel codice di diritto canonico vigente non appare l'elemento territorio, che invece era prevalente nella realtà del codice precedente. E tuttavia non si può parlare di parrocchia senza riferimento ad un habitat, non a un territorio, ma ad un habitat, luogo dove abitano uomini e donne, con sensibilità differenti. Vi dico una piccola cosa, quando ero nella diocesi pugliese ad Oria, entro le 5 bisognava concludere tutto. Quando sono venuto ad Albano, prima delle 7 non si può cominciare niente di sera. E già questo è qualcosa di importante. Dunque, anche il magistero papale degli ultimi pontefici porta alla medesima considerazione. Certo, non sono mancati riferimenti alla parrocchia. Penso ad esempio anche alle riflessioni di Papa Francesco in Evangelii Gaudium. Ma in realtà, a proposito di questo tema, la Chiesa italiana, con la nota del 2004, aveva già compiuto, almeno sul piano delle acquisizioni teoriche, un notevole passo avanti nell'immaginare forme plurali di figure parrocchiali con profili e compiti che oggi magari si potranno anche chiamare come Chiesa in uscita. Ma occorre poi entrare in questi che potrebbero rimanere degli slogan. Da questo punto di vista, la recente istruzione della curazione per il clero rappresenta una sorta di richiamo a noi, Chiesa in Italia, a non perdere ciò su cui noi siamo stati come Chiesa italiana dei pionieri. E mi torno a riferirmi a ancora alla nota del 2004, con un'attenzione specifica alla questione della conversione pastorale, che è poi un timbro peculiare dell'attuale magistero papale di Francesco. Compito dei teologi sarà quello di analizzare l'intera istruzione, mostrando se e come la prima parte, dedicata a una riflessione di carattere teologico-pastorale sui mutamenti avvenuti nella società e nella Chiesa, e le conseguenti esigenze di cambiamento da effettuare nella impostazione della vita parrocchiale, se tutto questo possa trovare adeguate aderenze e corrispondenze nella seconda parte, dove sono richiamate le norme del vigente diritto canonico, da rispettare
nel procedere a questi cambiamenti. Il mio intervento non ha la finalità di entrare in tali questioni, che meritano indubbia attenzione, ma cercare di offrire qualche considerazione di ordine teologico-pastorale, proprio a partire da quell'istruzione sul tema delle parrocchie, e di farlo in rapporto a quelle che, come sono chiamate, sfide del momento che stiamo vivendo. Ed è stato richiamato questo momento. Almeno dagli inizi di marzo il mondo intero è in questo grande mondo, anche il nostro paese, le nostre comunità, ciascuno di noi, insomma, tutti stiamo vivendo e stiamo facendo i conti con le conseguenze generate dalla diffusione della pandemia da coronavirus. Ci siamo trovati di fronte a qualcosa di inedito, di incontenibile, di imprevedibile, causa di tanta sofferenza, di tanto dolore, ma anche nella nostra visione cristiana, foriero di una grazia misteriosa. Per dirla secondo alcune suggestioni che ci sono offerte da un testo di uno sociologo tedesco, qui è citato, in un mondo dove la metamorfosi è radicale, bisogna indagare i nuovi inizi, dove il futuro viene generato. Nella lettera pastorale che ho consegnato, la citerò ancora alla Diocesi di Albano, alla fine di settembre, ho citato un episodio che in teologia è famoso, anche se poi i mass media si sono impossessati. Ho richiamato la storia, siamo nel XVI secolo, la questione dell'Inquisizione spagnola di un agostiniano, Luis de León, il quale fu incarcerato dalla Santa Inquisizione. Erano diverse questioni, ma c'erano dietro anche i litigi fra gli ordini religiosi, ecco, anche noi non diamo sempre buon esempio, ed sette, quasi cinque anni nel carcere della Inquisizione. E quando ne uscì, sono libero da ogni pendenza, il grosso problema era che aveva tradotto, se biblista, in lingua spagnola il Cantico dei Cantici, dicendo che forse la Vulgata non era infallibile. E quando riprese la lezione nella sala università, disse «Dicebamus esterna die», cioè l'altro ieri stavamo dicendo così. Intendeva mettere tra parentesi cinque anni di sofferenza, di patimenti, ricollegandosi ad un momento. Oggi noi non possiamo dire «in febbraio stavamo facendo così». Cioè, non sarebbe prendere sul serio quello che ci sta accadendo. Siamo in un momento che potremmo definire di interruzione rivelativa, un momento epifanico, da svelamento. Il lockdown un po' dappertutto ha inaugurato un tempo nuovo di discernimento, in alcuni casi finalizzato solo a rispondere a esigenze concrete di sopravvivenza, in altri volto a prendere sul serio la grazia nascosta e al contempo rivelata nelle trame di questa sciagura che ha dimensione planetaria, mondiale. Per accostarmi al tema della relazione, riterrei utile scegliere come via di accesso lo sguardo su una breve sequenza di immagini proprie di questo periodo che ci rimandano qualcosa della vita delle nostre comunità parrocchiali e fanno emergere alcuni elementi importanti per la nostra riflessione. Cosa abbiamo potuto osservare e comprendere nelle nostre parrocchie durante il tempo del lockdown che sembra, speriamo, non debba ripetersi? Di sicuro tanta grazia è circolata attraverso l'operosità di tanti credenti e di tante comunità. Non sono mancati tuttavia alcuni altri indizi che danno a pensare. Senza dubbio è venuta alla ribalta una sorta di stanchezza per le troppe attività messe in cantiere. Come pure ci siamo accorti di una certa fragilità. Nella nostra proposta di catechesi ai ragazzi abbiamo potuto vedere facilmente chiudersi in se stessi i nostri adolescenti,
come per certi versi abbiamo anche assistito allo sbriciolarsi in un attimo, lo accennava il Rettore, sbriciolarsi in un attimo della coscienza del precetto festivo. E poi altre cose che francamente non mi sono piaciute. Io sono ancora finora, non lo so cosa succederà, Presidente del Consiglio dei Ministri di Avvenire. A me non è piaciuto che per giorni interi siano stati pubblicati su Avvenire lettere di lamentela perché non c'era più la messa alla mattina del Papa. Credo che sia forse una bella soddisfazione senz'altro, ma partecipare alla messa è una convocazione, significa anche uscire di casa. Nella mia diocesi è arrivata una lettera di protesta di una persona, poiché la messa era trasmessa via da Galloro, forse questa persona aveva visto che il primo giorno di giugno l'avevo celebrato io, ha scritto in protesta pensando che le messe le celebrassi soltanto io. E diceva che alle 8 di sera bisognava fare la predica più breve perché doveva fare la cena. Ma io non sapevo neanche che c'era la messa la sera trasmessa in televisione. Però il senso della convocazione, però è necessario anche ripensarle queste cose. Ora, anche i legami comunitari si sono rivelati differenti da ciò che pensavamo. Alcuni modelli ecclesiali di stampo prevalentemente sacrale hanno fatto capolino in maniera prepotente, tornando a occupare spazi che si riteneva avessero lasciato per altri impegni. L'elenco potrebbe proseguire. Voi sapete cosa è girato su WhatsApp in quei giorni. È girato di tutto. Su comportamenti nostri, di sacerdoti e forse anche di vescovi. Ora, dobbiamo indagare le cause e immaginare quali figure di comunità parrocchiali, perché di realtà plurali si tratta, siano in grado di interpretare questo stile missionario adeguato ai nuovi contesti. Di fronte a quello che stiamo vivendo, a ciò che uno sguardo sapienziale sulla realtà fa emergere, ci domandiamo che ne è delle parrocchie. In che modo l'istituzione parrocchiale può svolgere il proprio ruolo di comunità che evangelizza e lo fa con stile missionario? Perché la questione non è le cose da fare, ma lo stile con le quali si fanno. Su quali fronti si deve attestare la conversione pastorale di cui tanto si parla? Sono queste solo alcune domande che la lettura dell'istruzione della congregazione suscita e che cercherà poi un po' di guidare la mia riflessione. Dunque, quali parrocchie per questo nostro contesto? Al numero 7 del documento leggiamo che sin dal suo sorgere la parrocchia si pone come risposta a un'esigenza pastorale precisa: portare il Vangelo vicino al popolo attraverso l'annuncio della fede e la celebrazione dei sacramenti. Ora, l'accessibilità al Vangelo da parte di tutti e la possibilità di una vita credente sono da sempre le ragioni principali che motivano l'esistenza delle parrocchie. In un contesto ecclesiale maturato a partire dal Concilio di Trento, la parrocchia ha rappresentato per secoli lo spazio per la cura della fede dei credenti, i quali davano forma a una vita di chiesa che per certi versi non era altro se non il riflesso religioso della vita vissuta nel paese in un contesto sociale limitato. Venendo al mondo già da cristiani e all'interno di una societas cristiana, alla parrocchia era in fondo affidato il compito di una custodia e di una maturazione della fede dei singoli attraverso l'impegno di cura animarum, affidata principalmente ai sacerdoti. Questa frase di cura animarum è un'espressione sulla quale, lo sanno i sacerdoti della diocesi di Albano, è da molti mesi che sto portando l'attenzione. E cura, che significa questa parola cura? Se noi andiamo al dizionario latino, il primo significato di cura è farsi carico
del bisogno degli altri. Il primo significato di cura è dedizione, attenzione alla singola persona. Il secondo significato è quello relativo alla medicina, a cercare di guarire le malattie. Il terzo significato è quello di amministrazione di un'azienda. Ora, è possibile che noi dobbiamo scegliere il terzo significato dimenticandoci del primo e del secondo? Ecco la mia domanda. Ora, oggi si fa i conti con un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, nel quale la fede cristiana non appartiene più alla dote con cui si viene a questo mondo, ma rappresenta un'opzione tra le tante possibili e ammette pure la possibilità di risposte molto diversificate. In un discorso alla Curia Romana del 21 dicembre 2019, Papa Francesco lo disse così: non siamo nella cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Pertanto abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale. Non siamo più in regime di cristianità. Ma questo anche i documenti della CEI lo dicono da moltissimi anni. La questione è che non ne siamo ancora convinti. Non è passato nella prassi. Le nostre organizzazioni molte volte sono come se fossero ancora, se fossimo ancora in contesto di cristianità. Ora, un tratto peculiare di questo tempo è l'accresciuta mobilità. Noi nel Lazio, quanto più siamo vicini a Roma, ancor più ce ne accorgiamo. Non me ne accorgevo nella mia Puglia, ma nel Lazio me ne accorgo. La mobilità che porta a identificare la vita delle persone sempre meno con un contesto definito e immutabile, svolgendosi piuttosto in un villaggio globale e plurale. Tale elemento, per certi versi, rimette in questione la natura territoriale della parrocchia. Al contempo, però, svela lo scioglimento di quel legame che talvolta durava anche tutta la vita tra il credente e la sua comunità parrocchiale di appartenenza. Certo, il rischio sarebbe scadere poi in quel congregazionalismo di cui si parla nelle lettere di Berlicche, ma lasciamo stare questo tipo di discorso. L'istruzione induce a pensare il territorio, numero 16, non più solo come spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. Il territorio non è la gabbia dal quale il fedele non può uscire, la parrocchia tua è questa. Occorre entrare in una dimensione appunto di quell'habitat a cui facevo riferimento prima. Si tratta di un territorio esistenziale per il quale occorre immaginare il superamento, ed è sempre il numero 16, di una pastorale che mantiene il campo d'azione esclusivamente all'interno dei limiti territoriali della parrocchia, quando spesso sono proprio i parrocchiani a non comprendere più questa modalità che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall'audacia per il futuro. Una delle cose che mi hanno detto nel dialogo i parroci della Diocesi di Albano, facendo alcune esperienze, eccetera, mi hanno detto, ovviamente si è una distinzione territoriale che forse è possibile nella regione di Albano, ma non solo in altre diocesi. Parliamo del vicariato che generalmente coincide con la città. Allora alcuni mi dicevano: non è il caso di fare scomparire le parrocchie e di chiamare parrocchia il vicariato territoriale, cioè quelle che in altrove che sono chiamate unità pastorali, ma queste, ecco, sono cose sulle quali in ogni caso occorre riflettere. Ma oggi non si può dire la parrocchia tua è questa, punto e basta. A ciò si deve aggiungere anche il modo con cui l'esperienza credente è interpretata dai singoli e le forme di adesione alla vita della comunità, che non sono le stesse per tutti. Anche da questo punto di vista la pandemia ha portato alla ribalta alcuni indizi che sono indicatori di processi di trasformazione in atto. Un po' dappertutto nelle nostre diocesi
dopo il lockdown, la ripartenza dalla vita delle nostre comunità con la ripresa delle celebrazioni eucaristiche, abbiamo registrato dei fenomeni interessanti. Molti non sono tornati in comunità. Alcuni per paura del virus, altri, non molti, per avere riscoperto una certa dimensione domestica della fede, altri semplicemente perché il tempo del lockdown ha interrotto un'abitudine e ha svelato così anche la debolezza delle ragioni che sottostavano ad alcune scelte attinenti alla dimensione credente della vita. Da un'attenta osservazione di quanto sta accadendo, si coglie come le comunità parrocchiali sono costituite da credenti che di fronte all'esperienza della fede operano delle scelte che non sono le stesse per tutti, anche sulle dimensioni essenziali della vita di fede. Questo tratto, in verità non nuovo, non può essere trascurato dal momento che ci mette davanti un volto di comunità che proprio nella relazione tra questi credenti che ad essa appartengono costituisce il modo singolare con cui rende presente e operante la Chiesa all'interno di quello spazio umano ben definito. La parrocchia è una comunità proprio perché nel suo codice genetico ha il fatto di essere il luogo della fede comune, intendendo con questo aggettivo tanto la fede di tutti, comune a tutti, quanto l'insieme delle differenze, essendo comunione nelle differenze. Lasciamo la frase di Antonino Bello, copiata comunque, della convivialità delle differenze, viene da Ivan Illich questa frase. Da questa sottolineatura ne deriva immediatamente un'altra, vale a dire che la parrocchia come comunità deve mantenere una forma istituzionale tale che per appartenervi non si deve esigere altro che il minimo della professione della fede cattolica. La presenza di bambini, anziani, giovani e adulti esprime e concretizza la figura di popolo che la parrocchia deve realizzare. Le diverse condizioni sociali dei cristiani che vi appartengono, i loro differenti livelli culturali, rimandano a un dato esistenziale, vale a dire che la Chiesa non è una élite, né si muove secondo una logica classista, ma si propone a tutti e si avvale dell'esperienza di tutti. E proprio la varietà delle vocazioni e la diversità della pratica religiosa e del comportamento dei battezzati nella parrocchia a veicolare l'idea che alla Chiesa appartengono tutti, ciascuno con i propri doni, e che ad ognuno deve essere accessibile la vita ecclesiale, sia a chi è già maturo nella fede, sia a chi è più indietro nel cammino. Per mantenere il suo tratto popolare di accessibilità da parte di tutti, l'istruzione, se per un verso riconosce che l'istruzione della congregazione è non la pubblica istruzione, riconosce che la parrocchia non è più come in passato il luogo primario dell'aggregazione della socialità, ma al contempo sollecita a trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto alle abituali attività. Tale compito non costituisce un peso da subire, ma una sfida da raccogliere con entusiasmo. Il numero 14. Si può leggere in questa sollecitazione l'invito insistente di Francesco a considerare che la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio del si è fatto sempre così, frase molto ripetuta e nota di Evangeli. Gaudium. Sì, numero 33. Mi permetterete dunque di immaginare una figura di comunità capace di curare la soglia, più soglie in realtà, per rendere facilmente praticabili gli ingressi, come pure le uscite. Col termine soglia mi riferisco ai tanti possibili accessi che una comunità parrocchiale può mettere in campo per rendere possibile l'incontro col Vangelo da parte di chi intercetta la vita delle nostre comunità. Ancora una volta l'esperienza del lockdown ci ha insegnato molto da questo punto di vista. Ci sono state comunità che hanno scelto di tenere aperto essenzialmente l'accesso liturgico attraverso la celebrazione dell'Eucaristia via streaming, con tutti i rischi e anche i guadagni a cui ci siamo esposti. Ce ne sono state altre che non hanno abbandonato la via dell'annuncio, sostenendo come hanno potuto le famiglie e i ragazzi con il nutrimento della parola di Dio.
Molte altre comunità parrocchiali hanno messo in campo una grande creatività della carità, favorendo gesti di vicinanza a tante storie di sofferenza e di povertà, e favorendo gesti di condivisione e di prossimità nell'ascolto, nella consolazione, nell'annuncio di una speranza. Ho consegnato non molto tempo fa, lo accennavo prima, una lettera pastorale che ho dato il titolo Non Alia Caritas, sottotitolo Per una pastorale di cura, il cura animarum di cui parlavo prima. Proseguendo un cammino di rinnovamento del volto delle nostre comunità nella direzione di quello che in diocesi ho chiamato per tanti anni pastorale generativa, che assume anche la creatività come via della cura, ho voluto soffermarsi a riconsiderare il valore che l'azione ecclesiale della carità ha avuto nel tempo del lockdown. Io ho avuto testimonianze di parroci, non uno solo, i quali mi hanno detto, ci sono state delle persone che hanno detto la chiesa ci sta, la parrocchia, la chiesa ci sta antipatica, ma vedendo quello che voi state facendo non posso non lasciarmi interrogare. Ancora in chiesa per la messa della domenica non entrano, ma perlomeno girano attorno alla chiesa, quando prima non si facevano neanche più vedere. Chissà se fra un po' di tempo, se noi rimarremo fedeli alla prassi di carità, ho scritto, lo Spirito non farà capire anche a noi che quello che abbiamo fatto con le nostre caritas, quando alla messa i fedeli non potevano partecipare, è stato un anticipo della Eucaristia. E alla fine, come ha detto un mio parroco, anche se la citazione non è proprio del tutto sbagliata, esatta, quello che rimarrà alla fine sarà solo la carità. E da qui ne sono convinto che occorre ricominciare. Dunque ci sono molte soglie di accesso al Vangelo, come tante sono le condizioni di vita che interpellano la cura della comunità. Sorprende positivamente come nell'istruzione della Congregazione per il Clero, in riferimento alla parrocchia inclusiva, si dica che essa deve avere per certi versi le caratteristiche di un santuario, numeri 30-32, non tanto per le devozioni in esso coltivate, quanto per il loro essere veri e propri avamposti missionari, connotati dall'accoglienza, dalla vita di preghiera e dal silenzio che ristora lo spirito, nonché dalla celebrazione del sacramento della riconciliazione e dall'attenzione ai poveri. Bella la figura di Carlo Acutis, con la quale mi è accaduto, per invito del Vescovo, di cominciare un po' il mio servizio in una congregazione delle cause dei santi. Il Papa, quando ha presentato Christus Vivit, no? Carlo Acutis, l'ha presentato come un giovane amante dell'Eucaristia e tutto dedito al servizio dei poveri. E questo è molto importante. In lettera pastorale ho citato un testo di San Giovanni Crisostomo, il quale dice, quando vai in chiesa, ovviamente stiamo parlando del suo secolo, quando entri in chiesa trovi delle grandi vasche dove devi lavarti le mani, sono gli antenati delle nostre acquesantiere. Ormai arrivando in chiesa già tutti puliti e lavati, non abbiamo bisogno di neanche di fare gesti come l'ebraismo, eccetera, di abluzione. E le abbiamo portate dentro. Giovanni Crisostomo dice, quando entri in chiesa hai le vasche dove lavarti le mani, ma sulla porta della chiesa il Dio ti ha messo i poveri. Con quelli ti lavi la coscienza. E non dire che sei povero pure tu, perché anche Elia è stato nutrito da una povera vedova. E questo è la carità ci prepara all'Eucaristia. Io penso a tanti nostri offertori che sono diventati processioni simboliche. Abbiamo perduto il senso della carità per i poveri, per i bisogni. Ma a chi povero tu puoi dare il pallone, i sandali, il catechismo, le cose? Cose che spero non si facciano più nelle processioni offertoriali. A chi le dai? Le rimetti per la prossima processione, ma questo non è offertorio, questo è un'altra cosa. Ecco, alcune, perdonate queste indicazioni, no?
Dunque, i santuari sono in genere luoghi di approdo di un cammino. E mi viene alla mente una figura, la figura di Charles Péguy, il quale è un cristiano totalmente anomalo, però si faceva sempre il pellegrinaggio a Chartres per invocare la guarigione del figlio, ed è uno che aveva abbandonato la Chiesa per un socialismo utopico ed è ritornato nella Chiesa perché ha capito che solo nella Chiesa è veramente attento ai poveri. Luoghi di incontro, di relazioni, luogo per tutti, nessuno escluso. Questa immagine della parrocchia come santuario può esserci utile per immaginare le tante soglie di accesso al Vangelo, all'incontro col Signore che una comunità parrocchiale è chiamata creativamente ad aprire. Un altro elemento che deve connotare la parrocchia nel suo profilo di comunità è la cura delle relazioni. Non è pensabile una comunità solo nella forma dell'addizione di quanti vi appartengono, immaginando un corpo ecclesiale costituito da estranei. O peggio, di indifferenti gli uni agli altri. Il corpo del noi ecclesiale è tale in quanto corpo in relazione. Anche questo è un tratto dell'identità di una parrocchia da non sottovalutare, perché pone l'attenzione sullo stile con cui una comunità deve poter vivere la sua presenza in un territorio. Si tratta di un dato che ancora una volta il periodo del lockdown ha messo in evidenza in tutta la sua drammaticità. Se infatti l'esperienza della fede invoca un incontro con altri che deve accadere sempre volta per volta e volto per volto, non è stato difficile cogliere come l'esperienza della pandemia ci abbia privato di un elemento decisivo, non marginale, della nostra vita cristiana. Ora l'istruzione ricorda, numero 19, che nell'ora presente, caratterizzata da situazioni di emarginazione e solitudine, la comunità parrocchiale è chiamata a essere segno vivo nella vicinanza di Cristo attraverso una rete di relazioni fraterne proiettate verso le nuove forme di povertà. Per dirla con Papa Francesco, oggi si avverte il bisogno di comunità parrocchiali nelle quali si pratichi la mistica della fraternità, che consiste in uno stile basato sulla disponibilità a uscire da se stessi verso l'altro, riconosciuto appunto come fratello, accolto nella concretezza della sua identità e condizione per ascoltarlo e stabilire relazioni evangelicamente significative mediante le quali rendere praticabile la condivisione del potenziale umanizzante della fede in Cristo. Io potrei anche fermarmi qua, poi vi lascio il testo, non conosco le... posso ancora? Bene, grazie. Una comunità evangelizzante al servizio della fede. Faccio ancora un passaggio. La parrocchia esprime e dà forma al suo essere comunità per rendere possibile l'incontro col Vangelo annunciato, celebrato e testimoniato. Al numero 18 si legge che il rinnovamento dell'evangelizzazione richiede nuove attenzioni e proposte pastorali diversificate, perché la parola di Dio e la vita sacramentale possono raggiungere tutti in una maniera coerente con lo stato di vita di ciascuno. Ma si ricorda pure che se non si vive nel dinamismo spirituale proprio dell'evangelizzazione, la parrocchia corrisca il rischio di essere autoreferenziale, di sclerotizzarsi, proponendo esperienze ormai prive di sapore evangelico, di mordente missionario, magari destinate solo a piccoli gruppi. Per tale motivo è evangelizzatrice una comunità che sa scegliere la giusta postura, che è quella di mettersi a servizio della fede, disponendosi a rendere possibile una relazione personale, per quanto possibile adulta, di tutti coloro che lo desiderano nei confronti del Signore e della sua parola. Servire l'esperienza della fede non è solo annunciare il Vangelo, ma anche accompagnare verso una relazione di libertà e di responsabilità nei confronti della proposta del Vangelo. Ecco perché essere in questa prospettiva vuol dire preoccuparsi di formare cristiani al mondo, non di produrre parrocchiani. È il discepolo che deve nascere, il discepolo di Gesù.
Certamente chi aderisce all'annuncio e incontra il Signore con la fede entra a far parte di una comunità che lo ascolta, lo celebra, lo serve. Tuttavia non è sempre scontato che il cristiano maturo, magari lo chiamiamo così, coincida col parrocchiano impegnato e col credente militante. Qualche volta il parrocchiano impegnato non è esattamente il cristiano maturo. Il servizio di evangelizzazione e di cura dell'esperienza credente, soprattutto di quella propria degli adulti nel nostro contesto, si deve poter articolare attraverso modalità e azioni differenti, perché primo c'è la custodia di una fede già presente che deve essere nutrita, irrobustita, motivata, perché la fede è una relazione, o cresce o si corrompe in forme non autentiche. C'è la proposta della fede per chi ne ha smarrito il senso, la pertinenza per la propria vita, e ha bisogno di linguaggi nuovi, di approcci differenti. E c'è poi la rimessa in discussione di una fede troppo rinchiusa nelle tradizioni, ripiegata sul passato vissuto con nostalgia. Io ho dovuto usare la parola molto forte con una parrocchia, una chiesa di alcuni religiosi, in cui, mentre si è data l'indicazione di ricevere la comunione sulla mano, c'è proprio il prete, non diocesano, perché se avessi io la giurisdizione sarebbe stata diversamente, che no, la comunione va data in bocca. Io ho detto, ma perché le mani tue sono migliori delle mani dei fedeli? C'è anche la stima verso una fede implicita, addirittura verso una fede arrabbiata, l'accoglienza di una fede fai da te. Tante forme di fede che pure dichiarano di essere attenti al Vangelo, perché si dica qualcosa di più. Occorre che assumiamo consapevolmente il mandato di accompagnare queste, le chiamo fedi, così differenti, proponendo percorsi diversi di crescita, accettando di non definire rigidamente tappe, cammini, linguaggi. Ognuno si appropria e si riappropria della fede secondo la sua condizione, a suo modo. Per una comunità che vuole essere evangelizzatrice è necessario, come dicevo all'inizio, prendere consapevolezza che siamo alla fine di questo cristianesimo sociologico. È finito un mondo culturale, religioso, che noi abbiamo abitato con tanta naturalezza, come se fosse la nostra casa per sempre. Oggi anche noi, che pur partecipiamo intensamente alla vita della comunità cristiana, condividiamo con gli abitanti del nostro paese, dell'Europa, di quello che possiamo chiamare l'Occidente, una visione culturale che sta rendendo il cristianesimo, i suoi simboli, i suoi linguaggi, il suo orizzonte di comprensione sempre più estraneo. Quella frattura tra Vangelo e cultura di cui parlava San Paolo VI in Evangelii Nunziandi, numero 20, è sempre più evidente, e sono cadute in disgrazia tutte le parole che custodivano questa sintesi e offrivano così alla Chiesa un compito più semplice nella trasmissione della fede. In questa situazione, che difficilmente possiamo negare, per l'evangelizzazione si apre un tempo nuovo, una sfida difficile forse, ma ci sono anche tante opportunità. La fede cristiana, allora, mentre vede il declino che inquieta tanti dentro la comunità ecclesiale, il declino di una certa forma di cristianesimo, il cristianesimo della legge, del dovere, del merito, il cristianesimo rassicurante della monocultura religiosa a cui eravamo abituati, vede sorgere una forma nuova di cristianesimo, una forma di cristianesimo a cui tanti adulti aspirano, quella della libertà e della grazia. Un cristianesimo per scelto, un cristianesimo non imposto, ma proposto come sorpresa, come esperienza gratuita per rendere la vita bella, eccedente, non per salvare la vita dall'insensatezza e dal degrado cui sarebbe condannato senza il contenimento offerto dall'esperienza religiosa cristiana. Favorire l'accesso degli adulti specialmente a questa forma di cristianesimo non significa solo spiegare la vita cristiana con parole nuove, cioè dare vita a una nuova forma di catechesi concentrandosi sul servizio della parola.
per iniziare o reiniziare gli adulti alla fede si tratta di articolare molte azioni pastorali che riguardano il servizio del primo, meglio del secondo, come lo chiama Enzo Biemmi, annuncio della catechesi, ma anche la liturgia e l'organizzazione stessa della comunità, i suoi spazi, le sue abitudini, le sue istituzioni, i suoi linguaggi, i suoi tempi, anche i suoi orari, come scrive in Evangelii Gaudium il Papa. Sogno una scelta missionaria, anche questa è nota come citazione. Allora ecco alcune condizioni, a mio avviso, per un consapevole cambiamento della comunità cristiana, della comunità parrocchiale, che favorisca la maturazione di questo stile missionario. Si tratta di un lavoro lungo e paziente, un cammino di riforma, di conversione pastorale delle comunità. Si tratta di riprodurre in miniatura la logica del Vaticano II. E penso che ci siano tre condizioni che rendono questa categoria affidabile. La prima è di tipo culturale. Oggi va donato un Vangelo gratuito, offerto come esperienza di libertà e non di obbligo. Questo Vangelo della gratuità e della libertà ha qualcosa da dire al cuore e al pensiero dell'uomo contemporaneo. Non significa che questa forma del Vangelo per forza convinca, ma significa che può dialogare, può mettersi in dialogo con tutti, interloquire. Oggi il problema dell'evangelizzazione, infatti, è entrare nella conversazione in corso. Uso un'espressione di Fossion, un pastoralista francese. Noi invece spesso parliamo soltanto a noi stessi, ci parliamo addosso e siamo rinchiusi dentro linguaggi che nessuno più capisce e che ci rendono isolati e spesso ci fanno arrabbiare. I nostri percorsi di catechesi, di formazione cristiana, di annuncio agli adulti, eccetera, devono prevedere la proposta di una forma di cristianesimo più coerente con questa esigenza di libertà presente nella nostra cultura. Il linguaggio e il metodo devono prevedere una forma di coinvolgimento degli adulti, di autorizzazione a prendere la parola sulla parola che faccia sentire gli adulti come interlocutori di una proposta liberante e umanizzante. Se la prima è di tipo culturale, la seconda condizione è di tipo teologico. Scegliere di annunciare un Vangelo come dono gratuito vuol dire annunciarlo come, sembrerà paradossale, come non necessario. Questa è un'opzione teologica che non tutti siamo disposti a legittimare. La grazia di Dio e il suo perdono, che ci giungono attraverso la morte di Gesù, ci sono indispensabili per la salvezza. Ma, cito ancora Fossion, la fede cristiana è radicalmente non necessaria, anche se radicalmente preziosa. Egli afferma, cioè, che Dio salva e libera incondizionatamente e smisuratamente. A noi la responsabilità, se vogliamo, di accogliere questo dono della fede, un dono radicalmente prezioso. Significa che l'evangelizzazione non funziona più come un tempo nel quale tutti più o meno erano raggiunti dalla tradizione cristiana e volenti o nolenti vi aderivano. Nella cultura in cui viviamo non c'è evangelizzazione finché l'annuncio ricevuto non diventa vero nella vita di chi lo riceve, e questo risponde liberamente per un eccesso di amore e di adesione. La terza condizione è di tipo pastorale. Questo nuovo annuncio non può raggiungere i destinatari se non dentro una vera e propria riforma della comunità. Ma di quale riforme ha bisogno una comunità parrocchiale? Possiamo identificare alcune condizioni di cambiamento, condizioni che vanno avviate in una comunità perché si abiliti a essere a servizio della fede degli adulti. Anzitutto occorre un cambio di atteggiamento verso chi non è mai venuto o non viene più. Si tratta di far cadere alcuni schemi e alcune parole. I lontani, per esempio. Mi è stato regalato un libro di testi di Paolo VI. Ce n'è uno bellissimo, scritto per la missione di Milano da Giovanni Battista Montini, voi che siete i cosiddetti lontani.
e ci siete in realtà i più vicini. È un testo che fa venire le lacrime, un po' come tanti testi di Montini, che era un mistico. Occorre che noi cessiamo di collocare le persone decidendo quali siano le distanze dal regno e dal Vangelo. Chi può misurare la capacità di adeguamento al regno di Dio di questa o di quella coscienza? Nello stile della fiducia, nella forza della parola di Dio e della gratuità e libertà dell'offerta del Vangelo, occorre che ritorniamo a rivolgere la parola di Dio a tutti gli adulti in uno stile di fiducia e di rinuncia al pregiudizio che incasella l'altro e lo riduce a categoria. Una frase famosa spesso che Francesco ripete, qualche volta un po', forse come sfottò, non lo so, ma ha detto: devi fare un trattato sul sostantivo e non sugli aggettivi. Anche tanti dibattiti riportano alla centralità della persona, non di tanti altre qualificazioni di cui lo circondiamo, anche se le qualificazioni sono importanti. Occorre allora anche un cambio di obiettivo della formazione cristiana, non più quella di generare parrocchiani, ma quello di far nascere, come dicevo prima, discepoli di Gesù. Non persone che nascono, crescono e muoiono nel servizio alla comunità, ma persone che nascono o rinascono per una testimonianza di vita nuova che tocca gli ambienti mondani. Occorre un cambio di stile di vita comunitaria, non più l'attivismo che succhia tutte le energie comunitarie per portare avanti quanto si è sempre fatto con l'aggiunta sempre di qualcos'altro, con la costrizione a rifare quest'anno gli stessi servizi erogati lo scorso anno, perché si è sempre fatto così. Ecco, un'altra frase che mi ha suggestionato di Acutis, che l'ha citata anche il Papa: come mai tanti di noi nasciamo originali e finiamo fotocopie? Che un ragazzo di 14-15 anni dica queste cose è segno di maturità cristiana. Ora, occorre che la comunità agisca in posti, cammini e le esperienze secondo la vita, non imbrigliando la vita. È il passaggio della logica dall'inquadramento dove la vita deve entrare nei nostri percorsi, e allora la forziamo alla logica dell'accompagnamento, dove noi ci disponiamo all'ascolto dello Spirito. Certo, è una pastorale molto più difficile, perché occorre avere l'attenzione alle persone. Ma tante volte dico, un po' per non piangere, ci lamentiamo che non sono più 200 parrocchie nelle parrocchie, che sono diventati 50. Bene, possiamo impararne i nomi, almeno i nomi li possiamo imparare. La relazione personale. Occorre un cambio di modo di pensare e vivere la liturgia, non più una liturgia separata dalle chiesi, dalla catechesi. Ci aiuterà il nuovo messale in questo? O sarà soltanto problema di dire non abbandonarci alla tentazione? Dicevo in un'omelia, ma è possibile che sia quello tutto il problema del Padre nostro, quando il vero problema è dire Padre? Sì, sono cose importanti, ma diceva Padre Magrassi, nelle traduzioni bisogna sempre in ogni caso spiegare. E comunque, quindi la liturgia, un luogo dove si rimescolano le carte, dove ci ritroviamo, grandi e piccoli, per abitare per quello che siamo, nella sintonia della diversità. Le nostre liturgie sono una parabola della nostra vita comunitaria. Occorre, e finisco, una conversione delle strutture. L'istruzione al numero 34 dice che la parrocchia deve evitare il rischio di cadere in una eccessiva e burocratica organizzazione di eventi, un'offerta di servizi che non esprimono la dinamica dell'evangelizzazione, bensì il criterio dell'autopreservazione. C'è molto del linguaggio di Francesco in questi testi dell'istruzione. Sono dunque alla conclusione. La sfida a rendere le nostre comunità parrocchiali sempre più missionarie è un impegno che ci riguarda tutti, non esclude nessuno. È chiesto alle nostre comunità di discernere quello che oggi, nella condizione della diaspora in cui siamo, lo Spirito dice alle chiese,
C'è un testo di Santa Teresa di Gesù Bambino, nel pieno delle sue sofferenze, appena raccolto un mese prima che morisse, e diceva: è l'oggi che noi dobbiamo vivere. Se pensiamo al passato e al futuro, ci disperiamo, viviamo l'oggi, discernere ciò che oggi lo Spirito dice alle nostre chiese. Non adoriamo le ceneri di una cristianità ormai in rovina, ma adoperiamoci per tenere fuoco. Ovviamente non sono un musicista, ma evoca la frase di un famoso musicista, per tenere vivo il fuoco dell'Evangelo, quel fuoco che accende la passione per un cristianesimo degli occhi aperti, capace di illuminare la strada verso una proposta all'altezza della nostra umanità, per amare e servire questa umanità proprio nel nome di Gesù, nel nome del Vangelo. Vi chiedo scusa se vi ho annoiato e grazie per la vostra attenzione. Eminenza, la ringraziamo di cuore di questo intervento, che non è stato troppo lungo, anzi è stato nei nostri tempi, e direi soprattutto ha, secondo me, due meriti. Il primo è quello di aiutarci a pensare anche questo tempo che stiamo vivendo così difficile. Lei ha detto anche il tempo del Covid porta con sé una grazia nascosta e al contempo rivelata nelle trame di questa sciagura. Ecco, ripensare la parrocchia diventa ancor più impellente in un tempo inedito come quello che viviamo. E il secondo merito inconsapevole è il fatto che il suo intervento si scrive bene in un percorso che noi stiamo già compiendo. Nell'ultimo forum che abbiamo celebrato 2 anni fa, per colpa del Covid, quest'anno non si è fatto, riflettevamo sulla città e anche sulla parrocchia nella città, e soprattutto affiorava il tema del rapporto tra parrocchia e territorio, che va ripensato. Dunque diciamo che si sta delineando per noi anche un filo coerente con il nostro tentativo di offrire una proposta credibile di ecclesiologia pastorale misurata sul nostro tempo. La ringraziamo allora di cuore e passo all'ultimo momento, anch'esso bello, di questa serata, cioè il conferimento dei gradi accademici ad alcuni degli studenti che hanno ricevuto il baccellierato, la licenza nell'ultimo periodo e che possono essere qui presenti. Chiederei a Monsignor Spriafico di venire qui, così lui stesso può consegnare ai nostri neolaureati questi titoli. Non è la pergamena, ragazzi, perché per via del Covid non abbiamo potuto chiedere al preside del Theresianum di firmarle, è il diploma supplement, come si chiama, che però appunto è equivalente finché manca la pergamena. Menziono anche gli studenti che sono fisicamente assenti, perché magari ci seguono da casa, allora sentono il loro nome. Ecco, non c'è Alessandro Arena, laico della diocesi di Milano, che si è baccalaureato il 4 luglio, magna cum laude probatus. C'è invece Don Giovanni Antonio Loi, della comunità di Nuovi Orizzonti, diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino, che anche lui ha conseguito il baccalaureato il 4 luglio, summa cum laude probatus. Renata Roberta Proietti, laica della diocesi di Frosinone Vero di Ferentino, che ha conseguito il baccellierato il 4 luglio, bene probata. Non c'è, lo salutiamo a distanza, Eugenio Terenzio, laico della diocesi di Sora Cassino, Aquino Pontecorvo, cum laude probatus. C'è invece Salvatore Monte, anche lui della comunità di Nuovi Orizzonti, magna cum laude probatus. E c'è anche Giada Nuccio, anche lei della diocesi di Frosinone Vero di Ferentino, quindi la diocesi di Frosinone proprio intera, magna cum laude probatus il 26 settembre scorso.
Passiamo adesso alle licenze, delle tre ultimamente conseguite, ce n'è una soltanto. Ecco, citiamo comunque anche Restituta Gabriele, laica della diocesi di Sora, cum laude probata, la sua tesi aveva come tema il laico prima e dopo il Vaticano II e la donna nella Chiesa ed è stata difesa il 20 maggio 2020. C'è invece qui Sabrina Lulli, laica della diocesi di Palestrina, cum laude probata il 27 giugno 2020, la sua tesi aveva per tema l'ecumenismo via della Chiesa nel Magistero di Papa Francesco, indagine sui primi 5 anni di pontificato. E infine non c'è, quindi salutiamo a distanza l'ultimo, il padre Anthony Romesh Simon della comunità di Casamari, magna cum laude probato sul 4 luglio sul tema, traduco dall'inglese, una riconsiderazione delle istanze socio-economiche della lettera enciclica Caritas in Veritate nel Magistero di Benedetto XVI. Anche io lo salutiamo a distanza e a tutti voi neolaureati un caro applauso. Allora, lasciamo a Monsignor Spriafico l'onere di concludere questo atto accademico, poi con molti di voi ci ritroveremo per la messa con Monsignor Fumagalli. Ma grazie a Marcello, ci conosciamo da tanti anni, mi permetto di chiamarti ancora così, diciamo, eminentissimo, e grazie a Don Pasquale, a voi, a Monsignor Loppa e al caro amico Fumagalli. Grazie a voi perché siete voi parte consistente di questo nostro istituto che, devo dire, ho visto negli anni crescere in tanti modi, grazie ai direttori che si sono susseguiti negli anni, ovviamente anche ai rettori del seminario, all'equipe formativa, che ci hanno permesso di renderlo, credo oggi, un istituto che ha una sua, che ha raccolto una tradizione lunga e che si è, direi in questi anni, si vede anche dal numero degli studenti che si iscrivono, anche ha avuto una sua configurazione accademica, direi più solida rispetto al passato, non perché nel passato non fosse, diciamo, ma e credo che questo sia un fatto molto bello. Io vorrei solo concludere innanzitutto ringraziando Monsignor Semeraro per la lettura che ci ha fatto del documento della Santa Sede della Congregazione per il Clero, perché ci aiuta a capire che o noi proviamo a comprendere come il nostro linguaggio in questo tempo deve assumere i contorni di un linguaggio comprensibile e che la Chiesa non ha confini e quindi non dobbiamo continuare a metterli, perché tante volte noi li mettiamo i confini, diciamo, oltre a quelli che mettono gli altri, e quindi o siamo universali oppure credo che il Vangelo perderà la sua forza, diciamo, trasformatrice della società. Siccome siamo in un mondo di confini, io credo che quello che tu ci hai detto, ci hai fatto capire rispetto alle parrocchie, no? Debba aiutarci a capire che o noi raggiungiamo il 90% di quelli che secondo noi non sono cittadini delle nostre parrocchie, oppure, va bene, insomma, ci accontentiamo di mantenere le istituzioni, ma credo che questo non ci farà del bene e soprattutto non farà del bene al Vangelo. Volevo concludere dicendo una cosa molto piccola: siamo in un istituto che, oltre a essere formativo per i seminaristi, un istituto accademico, mi ha sempre colpito leggendo in questi ultimi tempi, sto leggendo un po' i libri sapienziali, come c'è una, con i libri sapienziali tentano di fare una operazione abbastanza interessante, diciamo, perché mettono insieme la Torah, che non è la legge come noi la interpretiamo solo interpretando male San Paolo, diciamo, no? E quindi il legalismo, no? Ma è l'insegnamento di Dio, quindi è una via, no? È una via che conduce verso Dio, e tento di mettere insieme la Torah con la Chokhmah, la sapienza, no? E quindi questo insegnamento di Dio, questa parola di Dio, potremmo dire che diventa sapienza, quindi comprensione della realtà, della storia, del mondo, dei fenomeni, della vita. I libri sapienziali parlano della vita, diciamo, no? Della vita anche quotidiana, parlano di tutto, no? Di quello che noi viviamo quotidianamente. Credo che noi qui dobbiamo riuscire a mettere insieme, no?
l'insegnamento di Dio che diventa sapienza. Una fede senza cultura, l'hai ben detto, cari amici, penso che non funziona. Io temo che noi stiamo vivendo un cristianesimo con poca cultura. E quando un cristianesimo abbassa il livello culturale, non capisce la storia. E quindi o la fede entra nella storia e diventa cultura, trasformazione del pensiero, della realtà, oppure diventerà un po' come tutti. Ha colpito anche a me molto quella frase di Carlo Acutis: tutti nasciamo originali, molti muoiono fotocopie. Purtroppo, amaramente, devo dire che noi siamo in un mondo un po' troppo di fotocopie. Mi auguro e vi auguro che impariamo a essere originali, ma l'originalità non si vive contrapponendoci agli altri, ma l'originalità si vive nel comprendere la ricchezza di tutti e nel fare questa ricchezza di tutti nella nostra diversità un fattore che cambia la storia, cambia la realtà, perché questo è il nostro compito. Se non cambiamo niente, ci dobbiamo chiedere perché siamo cristiani. Buon lavoro a tutti e buon inizio di anno accademico e ancora grazie. Bene, ci troviamo dopo la pausa alle 19 per chi resta per la Santa Messa che il Vescovo di Viterbo presiederà per noi. Buona serata a tutti. Grazie.